Come è mio consueto fare, do a tutti il benvenuto a questo appuntamento con la speranza che queste nostre brevi lezioni possano incuriosire e alimentare la vostra fame della Bibbia. Non stiamo cercando di far altro che di allargare e quindi toccare un pochettino più da vicino ciascun libro della Bibbia al di là di quella che può essere la lettura sommaria che ciascuno di noi può fare, o che invece, per quelli che sono propensi allo studio, di quello che è lo studio personale che ciascun lettore può avere della scrittura. I nostri appuntamenti di studiando la parola vogliono offrire dei rudimenti, dei, degli elementi di partenza per immergersi poi successivamente nello studio della Bibbia. Siamo giunti finora in quella che è la nostra trattazione dell'Antico Testamento, dopo aver visto i testi di Mosè e quindi la Torah o secondo il termine ebraico la Bibbia o legge di Mosè, quindi i primi cinque libri, abbiamo cominciato a toccare la sezione dei profeti. Dopo aver visto i profeti maggiori siamo nella sezione dei profeti minori e siamo giunti al libro del profeta Giono al quale abbiamo già dedicato tre di questi brevi appuntamenti e in quest'ultimo vogliamo leggere e ad avere alcune considerazioni sul capitolo finale, il capitolo 4. Che io vado a leggervi nella speranza che ciascuno di voi possa seguire la lettura avvalendosi della propria Bibbia. Se ci fosse qualche lettore che ne fosse totalmente sprovvisto, oggi non è molto difficile reperire una Bibbia, la si trova in tutte le librerie. Ma chi proprio non ha possibilità né di comprarsela, quindi di uscire di casa, rivolgetevi tranquillamente alla nostra redazione e saremo felici di regalarvi una Bibbia. Io leggo testualmente da una versione nuova riveduta. Giona ne provò gran dispiacere e ne fu irritato. Allora pregò e disse O oh Signore, non era forse questo che io dicevo mentre ero ancora nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis Sapevo infatti che tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e di gran bontà e che ti penti del male minacciato. Perciò, Signore, ti prego, riprenditi la mia vita, poiché per me è meglio morire piuttosto che vivere. Il Signore gli disse: Fai bene a irritarti così? Poi Giona uscì dalla città e si mise seduto a oriente della città. Là si fece una capanna e si riparò alla sua ombra per poter vedere quello che sarebbe successo alla città. Dio il Signore, per calmarlo della sua irritazione, fece crescere un ricino che salì al di sopra di Giona per fare ombra sul suo capo. Giona provò una grandissima gioia a causa di quel ricino. L'indomani, allo spuntar dell'alba, Dio mandò un verme a rosicchiare il ricino e questo seccò. Dopo che il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un soffocante vento orientale e il sole picchiò sul capo di Giono così forte da farlo venire meno. Allora Egli chiese di morire, dicendo: È meglio per me morire che vivere. Dio disse a Giono: fai bene irritarti così a causa del ricino? Egli rispose, sì, faccio bene a irritarmi così, fino a desiderare la morte. Il Signore disse, tu hai pietà del ricino, per il quale non ti sei affaticato, che tu non hai fatto crescere, che è nato in una notte e in una notte è perito, e io non avrei pietà di Ninive, la gran città, nella quale si trovano più di 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra e tanta quantità di bestiame? Termina così con un interrogativo questo libro, titolato appunto del profeta Giona. In tutti i profeti, in tutto l'Antico Testamento, in tutta la Bibbia ebraica, questo è l'unico libro, insieme a quello del profeta Naum, a concludersi con una domanda. Nella lezione precedente abbiamo avuto modo di considerare che in questo libro noi incontriamo sì la conversione dei Niniviti, incontriamo anche un cambiamento di idea, di decisione, quindi una conversione di Dio stesso, ma c'è anche la conversione di Giona. Che prima non vuole andare, poi è convinto ad andare. Ma Giona obbedisce e segue il comando di Dio, ma lo fa forzando le sue convinzioni. L'ultima domanda potrebbe essere sintetizzata in questo modo: Ti sembra giusto? In questi quattro capitoli, noi troviamo mezzo verso di profezia che Giona pronuncia a Ninive rivolto ai Niniviti. Nei primi due capitoli, Giona non parla, non riferisce una parola del Signore, ma quando è nel ventre del pesce eleva una preghiera, un'invocazione, eleva una specie di salmo. A Dio, mentre è nelle tenebre immerso nel ventre di un pesce nelle profondità del mare. In questo ultimo capitolo non c'è una profezia, ma c'è un parlare di Giona, che è un disputare, un discutere con Dio, che sembra quasi richiamare la discussione che un altro personaggio, Giobbe, ha con Dio. E anche lì Dio dirà a Gio, chi sei tu che puoi dire a me quello che io devo o non devo, quello che io posso o non posso fare? Questo capitolo 4 conduce Giona a questo quesito attraverso un'altra azione di misericordia e di compassione di Dio. Al capitolo 3 la predicazione di Giona ha prodotto la reazione e la conversione dei Niniviti. Una conversione che ha visto il coinvolgimento anche degli animali, del bestiame dei Niniviti. Ma questa cosa non ha fatto piacere a Giona. Giona cosa fa? Esce dalla città e si siete. Si fa una capanna sotto al sole e aspetta di vedere se realmente Dio ha cambiato idea o se invece manterrà fede alla parola che gli ha affidato. 40 giorni e Ninive sarà distrutto. Non sappiamo quanti giorni sono passati dall'inizio della predicazione di Giona. Ma il testo al capitolo 3 ci dice che i niniviti credettero e proclamarono un digiuno. Sarà stato un giorno, due giorni, tre giorni. Di qui ai 40 giorni che Giona ha profetizzato, sicuramente mancheranno diverse settimane. Allora provate a immaginare questo profeta, questo uomo che è disperato. Perché questa conversione ha fermato la mano di Dio però lui non è sicuro dice ho detto 40 giorni mi tocca aspettare aspettiamo che passano i 40 giorni e vediamo se realmente Dio ha cambiato idea si fa una capanna e si mette a guardare la città ma è talmente preso dalla sua testardaggine non posso parlare di desiderio di vedere la distruzione altrui che costruisce questa capanna in un luogo assolato. E la scrittura quasi sembra farci sorridere nel riportarci, nel riferirci che Dio, per calmarlo, sembra quasi quel genitore che dopo che il figlio si è arrabbiato, è scappato, si è andato a chiudere nella sua cameretta, va lì con tanto amore, con tanta pazienza con tanta delicatezza cerca di entrare di guarda. non è successo niente, non ti preoccupare, ma soprattutto non ti voglio far del male. È talmente irritato. Dio invece va a calmarlo. E come fa a calmarlo? Fa crescere un albero dietro Giona, dietro la capanna di Giona. La scrittura parla di Orricino ma la traduzione potrebbe essere pur di un altro albero visto che il termine non è molto conosciuto però la maggior parte delle traduzioni parla di un albero di ricino che questo cresce velocemente e fa ombra su Giona e nel momento in cui Giona comincia a godere dell'ombra la scrittura dice prova una grandissima gioia siamo partiti dal verso primo, primo che Giona provò gran dispiacere. Davanti al fatto che la città non viene distrutta, ha un grande dispiacere. Per il fatto che è cresciuta una pianta dietro di lui, neanche si chiede ma da dove è uscita, come è possibile. Il fatto che questa pianta sia cresciuta e gli dà dell'ombra, gli produce grande gioia ci accorgiamo di quanto è assurda la mente dell'uomo. Un'assurdità umana, quella di voler vedere una distruzione di un popolo, di una città nemica, arriva al punto di far suscitare grande irritazione e dispiacere. E poi basta un alberello, bastano un po' di rami pieni di foglie per dare a un essere umano una grande gioia, quasi a dirci che per alcuni ha più valore una pianta che una città piena di gente e di animali. Noi nel libro di Giona ci troviamo a confronto con tutta la creazione. Abbiamo la fauna, gli animali degli abitanti dei Niniviti, abbiamo gli esseri umani e abbiamo la flora rappresentata da questo albero di ricino. Il libro di Genesi ci dice che Dio ha creato ogni cosa, ha creato anche la pianta dietro di Giona. Però che cosa accade? Nei primi capitoli ha mandato un vento, ha fatto suscitare una tempesta. Adesso Dio che cosa fa? Manda un verme. Ci accorgiamo che c'è nella cultura di questo testo l'idea che ogni vita procede da Dio. Così come procede da Dio l'albero di ricino, procede da Dio anche il vermicello, il vermiciattolo che va a mangiare la pianta di ricino. Gli è bastato una notte. Si vede che era un verme molto vorace. Gli è bastato una notte per mangiarsi l'albero. Ha rosicchiato il ricino, altro che di quelle cavallette che d'estate si mangiano le nostre rose, si mangiano le piante tenere dei nostri giardini. Questo verme ha rosicchiato un albero, altro che vermiciattono. Questo era un vermone. Ma che cosa accade? Che nel momento in cui l'azione di questo verme fa seccare la pianta, sparisce l'ombra e il giorno dopo Giona si accorge che l'albero non c'è e allora riprova un grande dispiacere. E Dio lo va a interrogare. Come ti arrabbi per l'albero? Aveva chiesto di morire Giovanni. Dice: Visto che non c'è più l'albero, qui fa caldo, la città sta sempre là, non accade nulla, per me è meglio morire. Fai bene a irritarti. Ecco che possiamo dire con il nostro linguaggio moderno. Ti sembra giusto comportarti così? Ti sembra giusto ragionare in questo modo? E Giovanni è convinto: Dice: Sì. Mi sembra giusto. Non ho più la pianta, faccio bene ad arrabbiarmi. Sono talmente arrabbiato che desidero la morte. E qui Dio non lo risponde. Gli pone il quesito. Tu hai dispiacere per una pianta che non hai seminato, che non hai innaffiato, che non hai curato. Tu non hai fatto nulla. E ti senti proprietario di qualcosa che non ti appartiene. E qui forse potremmo vedere anche un invito al rispetto della natura che ci circonda, ad avere rispetto di quello che Dio ha creato per donare sollievo alla nostra vita, ma che nel ciclo della vita oggi c'è e domani non c'è. Tu non hai fatto nulla e ti arrabbi. E non posso io prendermi cura di una città, aver pietà di Ninive, dei suoi abitanti e dei suoi animali? Davanti a questa storia, noi abbiamo tutti, forse, non posso generalizzare, forse, nella maggior parte dei casi. A questo punto della storia siamo tutti pronti a giudicare Giona, perché la domanda con cui si conclude il libro ci fa dire, ma Giona ha sbagliato, non doveva comportarsi in questo modo. Spero che sia questa la vostra conclusione, perché Giona sono io e sei tu, perché il succo del libro è questo noi siamo Giona noi siamo quelli che Dio ha chiamato per andare agli altri e anziché preoccuparsi della salute, dello stato di vita degli altri abbiamo più a cura di una pianta abbiamo a cura la pianta perché la pianta ci dà sollievo se gli altri non ci danno nulla se non c'è qualcosa in cambio non sentiamo la spinta, anzi se poi reputiamo gli altri, addirittura dei nemici, facciamo come il cinese che nel proverbio dice io mi seguo alla riva del fiume, prima o poi passerà il cadavere del mio nemico. Ma per chi appartiene a Dio, per chi ha fede in Dio non può esserci nemico. Il vero nemico di Giona, a chiusura di queste nostre quattro lezioni, chi è se non Giona stesso, che aveva le sue idee, aveva le sue convinzioni, aveva i suoi pregiudizi anche nei confronti di Dio, perché nel discorso che cosa gli rimprovera? Ma io te l'avevo detto, io lo sapevo. Sapevo che tu sei un Dio misericordioso, che cambi idee, è per questo che non ci volevo andare. È più importante la sua idea? È più importante la sua identità di profeta? O è più importante che Dio raggiunga un popolo destinato alla morte? È giusto? Che Dio agisca in questi termini? Se ritieni che è giusto che Dio agisca in questi termini dobbiamo essere pronti a ritenere giusto anche quando Dio va contro i nostri interessi. Anche quando Dio agisce secondo i pensieri che non sono i nostri. In quella che è la tradizione ebraica ci sono alcune Caratteristiche che vengono fuori da quello che è un Midrash su Giona, che io vi voglio riferire. Uno, diciamo, è di natura storica, perché noi vediamo dal libro di Giona che la figura di questo profeta è molto vicina, vicina alla figura di profeti come Elia, come Eliseo, e il fatto che egli compaia. Nel primo libro di Re nell'andare a portare un messaggio profetico a Geroboamo in una interpretazione, in un commento di un rabbì ebraico, c'è al capitolo 23 dei perché di Rabbì Eliezer, questa spiegazione. Questo rabbino identifica Giona. Con il figlio della vedova di Sarepta. Secondo una corrente rabbinica, il bambino resuscitato dal profeta sarebbe diventato poi il profeta Giona. Naturalmente queste cose non trovano conferma nella Bibbia, ma sono interpretazioni, proposte rabbiniche che io vengo a condividere con voi solo per arricchire la nostra visione su questo libro nella Kabbalah ebraica che è ancora il libro sulla mistica della tradizione ebraica c'è un testo che fa parte della Kabbalah che è, lo, che è lo Zohar in questo testo la storia di Giona viene presa a paradigma delle vicende umane. E questo testo della mistica ebraica propone questo. Giona che scende sulla nave per imbarcarsi, quindi la figura di questo uomo che entra in questa nave, è l'immagine dell'anima che discende in questo mondo per stare in un corpo. E il corpo è paragonato alla nave. Questa è una spiegazione di mistica. La tempesta, invece, che si scatena contro la nave, è la punizione dei peccati dell'uomo. Quando la vita è in tempesta, la mistica ebraica ritiene che è in una condizione di peccato. Il capo dei marinai, invece che va da Giona, è la coscienza che va a destare l'anima dormiente e cerca di portarla al bene, invoca il tuo Dio, dice il capo dei marinai a Giona che dorme. Il pesce invece rappresenta la tomba dell'essere umano, perché è il pesce ad ingoiare Giona. E questo pesce è ripreso da Matteo a identificare che cosa? il sepolcro che ospiterà il Signore Gesù per tre giorni e tre notti. Cosa dice il testo? Così come Giona fu trattenuto nel ventre del pesce tre giorni e tre notti, così il Signore Gesù. E quindi il pesce è visto come la tomba. Il ventre del pesce, quindi la parte interna della tomba, quella che non si vede esteriormente viene paragonato allo sheol, al soggiorno dei morti. Quindi c'è una tomba che ospita il corpo e c'è una tomba spirituale, un luogo che accoglie poi quell'anima che è scesa in ogni corpo. Naturalmente, questo sempre per allargare la nostra visione e per tener conto su quelli che sono dei testi. Che appartengono al popolo e alla cultura ebraica di indicazioni che ci comunicano come i nostri amici e fratelli ebrei si approssimano a questo testo. Questo è un testo, il libro di Giona, che accompagna la festa dello Yom Kippur, che è il giorno delle espiazioni. È la festa che serve a ricondurre ogni ebreo alla conversione, a prendere atto delle sue mancanze, dei suoi errori e a vivere un processo di pentimento, appunto festa dell'espiazione e quindi per ricominciare un nuovo cammino. Allora se teniamo conto di tutte queste possibili interpretazioni o se preferite di queste prospettive, riusciamo a guardare Giona. Come a un esempio, a un simbolo della nostra vita. E se Giona allora può essere simbolo di ciascuno di noi, a Giona e quindi anche a noi è stato rivolto quel comando: alzati, alzati. Qualcuno dirà nel Nuovo Testamento, talita kum, tirati su a chi era morto. L'alzarsi è un prendere coscienza di una vita che Dio ha messo a disposizione di ciascuno di noi. Ma se siamo lontani da Dio non ci sarà vita che è realmente tale. Gesù ha detto io sono venuto a darvi vita in abbondanza e non si può vivere la vita esuberante di Gesù nascosta nella nave dell'esistenza umana. Non si vive la vita esuberante lasciandosi trasportare dalle onde del mare. Non si vive la vita di Dio scappando dalla presenza di Dio. Anche se in circostanze e luoghi a noi non familiari o non simpatici, così come poteva essere Ninive per Giona, quello che conta non è che andiamo a Ninive, è che ovunque andiamo, Dio sia con noi. E allora se Dio è con noi, saremo pronti ad attraversare ogni grande città. Il salmista diceva, quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, nulla temerei perché? Qual era il segreto? Perché tu sei con me. E il Vangelo ci dice, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Qualcuno potrà essere anche contro di noi, ma noi, i lettori della Bibbia, i credenti, i timorati di Dio non saranno mai contro nessuno. Anzi, metteranno in discussione e arrepentaglio la propria vita per raggiungere quelli che sono lontani da Dio. Spero che questo nostro riflettere vi abbia messo la voglia di rileggere da capo il libro di Gio. Se lo fate, non posso che augurarvi buona lettura e buon appetito della scrittura. Dio vi benedica.